alto più di 2 metri, oltre 2 quintali di peso, più grande di qualunque essere umano, più simile all'uomo di qualunque gorilla. Secondo alcuni, questa leggenda è solo un'elaborata menzogna. Ma potrebbe trattarsi di uno dei maggiori insabbiamenti della storia? Nel mondo tante persone affermano di aver visto Bigfoot. Mi chiamo Todd Standing e sono uno studioso di Bigfoot. Mi sono imbattuto in lui molte volte. Questi ominoidi esistono davvero e sono strettamente imparentati con noi. Hanno una posizione eretta, sono bipedi, con dei piedi enormi. Il governo degli Stati Uniti ha segretamente ammesso che questa specie esiste. Allora perché tale dichiarazione non è ufficiale? In questa puntata, la verità su una creatura così misteriosa. È umana? Animale? O è una nuova forma di vita? Restate con noi e sveleremo il mistero che si nasconde dietro Bigfoot. E se la storia che avete studiato a scuola fosse basata su delle menzogne? È possibile che il governo degli Stati Uniti sia controllato da una società segreta? Benvenuti nel mondo dei complotti, dove le coperture, le macchinazioni e i progetti segreti conducono sempre alla stessa fonte. Vi riveleremo il contenuto dei dossier riservati che il governo americano vuole tenerci nascosti. Novembre 1951. L'esploratore britannico Eric Shipton è in escursione sul Monte Everest quando si imbatte in una scia di strane impronte che si estende per circa 1,5 chilometri. Troppo simili a quelle umane per essere di un animale, troppo grandi per essere di un uomo. La gente del posto aveva dato un nome a chi tracciava quelle impronte. Yeti. A un'altitudine di 5.400 metri, la scoperta di Shipton dà inizio alla leggenda di Bigfoot dei nostri giorni. Queste impronte sono la chiave della ricomparsa dello Yeti e di Bigfoot nella cultura di oggi. In un'epoca in cui tutti possiedono una videocamera, il numero degli avvistamenti documentati di Bigfoot è cresciuto vertiginosamente. Penso che ci siano centinaia di gruppi in tutto il continente, nell'area che va dal Texas alla Florida, fino al Kentucky e nell'Ohio. Ci sono anche stati degli avvistamenti dell'aviazione canadese nell'area degli Appalachi, negli Stati Uniti orientali. Il canadese Todd Standing studia da anni queste sfuggenti creature. Sono certo della loro esistenza, per questo devo essere molto discreto. Ma cosa sappiamo di loro? Gli esperti le descrivono in questo modo. Braccia più lunghe di quelle di un uomo. Modo di camminare lineare rispetto alle scimmie. Enormi piedi. Questi elementi portano a una sola conclusione. Bigfoot. Se vedeste camminare un Bigfoot, notereste che ha la tendenza a sporgersi in avanti. Non ha la postura perfettamente retta come noi umani e il suo modo di posizionare i piedi è insolito. Oggi gli avvistamenti di Bigfoot sembrano essere più diffusi che mai, ma non sono una novità. Queste creature hanno fatto parte del folklore per secoli. Nel 986 a.C., l'esploratore vichingo Leif Erikson descrive l'incontro nel Nord America con una creatura selvaggia. Era orrenda, scrive, pelosa, con una pelle scura ed enormi occhi neri. Questo essere era già noto tra i nativi americani come Sasquatch. Dagli appunti di Leif Erikson sulle norme primate, si legge che si spaventò così tanto da fuggire via. E ciò mi fa credere che abbia davvero visto Bigfoot. In qualunque parte del mondo venga visto, le testimonianze documentate lo descrivono sempre allo stesso modo. Era alto circa 2,5 metri, oltre 250 kg di peso. Probabilmente i maschi hanno un'altezza media di 2,5 metri. Hanno un busto magro
e molto muscoloso. Un altro elemento, meno noto, accomuna le creature avvistate. Si sente un odore incredibile, è davvero terribile. È un odore sgradevole di carne marcia, feci e scarpe da ginnastica. Se riuscite a sentirne l'odore è perché lo vuole. Si mette controvento così che possiate sentirlo. Lo fa di proposito, per avvertirvi, come se dicesse «Sono qui e dovete aver paura». Lunghi peli, orribile odore, enormi impronte. Questi sorprendenti elementi che accomunano le diverse descrizioni non sono solo coincidenze. Nel mondo tante persone affermano di aver visto Bigfoot. Se le facessimo testimoniare tutte davanti a un giudice, questo emetterebbe una sentenza a loro favore. Alcuni considerano tali avvistamenti come il prodotto di una fervida immaginazione. Ma il governo degli Stati Uniti non la pensa così. Da 1200 anni l'uomo è alla ricerca di Bigfoot. Per gli scettici, foto poco chiare e video sfocati non provano nulla. Ma le testimonianze tangibili sono più difficili da spiegare. Dossier segreto. I resti di Pam Bush. Alcuni reperti trovati in Nepal, rivelati da un giornale inglese negli anni 50, costituiscono ulteriori prove per questo mistero. Per 60 anni, lo scalpo di un presunto Yeti è stato custodito nel monastero di Pam Bush insieme all'ipotetica mano della bestia. Lo scalpo di Pam Bush è una cresta di capelli che si estende su tutta la testa, fino alla fronte. Nessun altro animale ha un aspetto simile. Il cranio di Pam Bush e la mano sono una prova tangibile dell'esistenza di queste creature. Scienziati e celebrità sono stati fin da subito affascinati da questa creatura mitica. Leggenda vuole che la star del cinema Jimmy Stewart abbia nascosto una mano di Yeti nella sua valigia. Non penso sia una leggenda. Sono abbastanza certo che Jimmy Stewart abbia davvero portato il presunto resto di uno Yeti fuori dalla Cina. Peli, denti, ossa e feci dell'enorme primate sono stati rinvenuti in tutto il mondo. Eppure gli scienziati non riescono a identificare la specie. La prova più chiara che abbiamo in grado di dimostrare l'esistenza di Bigfoot è senza dubbio il campione di peli. Ho raccolto i suoi escrementi, i suoi peli. Ho persino pezzi di pelle e DNA, ma la scienza mi ignora. Senza dubbio queste creature esistono. I peli di Yeti trovati in Cina coincidono perfettamente con quelli rinvenuti nella California del Nord. Ed entrambi i DNA non appartengono a nessuna specie classificata. La conclusione è semplice. I peli ritrovati non risultano appartenere a nessuna specie conosciuta. Sembrano essere di natura umana, come se fossero di persone che non sono mai andate dal parrucchiere. Se da un lato gli scienziati negano l'esistenza di Bigfoot, dall'altro sembra che il governo degli Stati Uniti ne abbia riconosciuto l'esistenza. Alcuni documenti pubblicati dalle forze armate americane fanno riferimento all'esistenza di Bigfoot. Secondo l'esercito degli Stati Uniti, esso farebbe parte della flora e della fauna dello stato di Washington. Dossier segreto. Washington Environmental Atlas. Anno 1974. Il documento è il Washington Environmental Atlas. Nella lista ufficiale delle specie native di questo stato troviamo il Sasquatch. Washington Environmental Atlas. Ci sono molti uomini potenti che sanno dell'esistenza di questa specie. La pubblicazione di quel libro è costata $200,000 ai contribuenti dello stato di Washington. Include una mappa in cui sono segnalati i luoghi di avvistamento del Sasquatch. Per me è una conferma ufficiale. Questa pubblicazione ufficiale, inoltre, descrive i peli di Sasquatch raccolti dall'FBI come non appartenenti a nessuna specie umana o animale conosciuta. Mentre i funzionari dello stato di Washington hanno rivelato queste informazioni,
il governo federale americano continua a tacere l'esistenza di Bigfoot. Negli anni 70, un pilota dell'aviazione degli Stati Uniti ebbe tra le mani un campione di sangue di Bigfoot. Sapete cos'è successo? I Men in Black, o chiunque fossero, si introdussero in casa sua. Portarono via il campione di sangue e gli dissero di tenere la bocca chiusa. Sparirono e non li rivide più. Se vedete un Bigfoot, cosa fate? Chiamate la polizia? Vi riderebbe in faccia la guardia forestale? Vi prenderebbe per pazzi. Tutta questa storia continua ad essere top secret. Ma se è vera, perché viene tenuta segreta? E il governo americano cosa sta nascondendo? Potrebbe essere in relazione con tre semplici lettere. DNA. Il DNA viene utilizzato per distinguere specie o sottospecie di animali a partire da elementi di pelle e ossa. Ma non ci sono precedenti nel riconoscimento di una nuova specie solamente attraverso un test del DNA. L'Università di Oxford, insieme al Museo di Zoologia, sta conducendo il più importante test del DNA della storia. L'Università di Oxford recentemente ha dichiarato di voler svelare il mistero di Bigfoot una volta per tutte. Perciò ha richiesto dei campioni di sangue. Bigfoot sarebbe, se si riuscisse a dimostrarne l'esistenza, una delle più grandi scoperte scientifiche del XXI secolo. Le prove che testimoniano l'esistenza di Bigfoot sono numerose e straordinarie. Tuttavia, gli esperti sono ancora restii a riconoscere la sua vera natura. Tra poco, le sorprendenti teorie sull'esistenza di Bigfoot. Bigfoot è un animale o un essere umano? Per noi potrebbe essere una preda oppure un predatore? Il viaggio nel mistero non finisce qui. Continuate a seguirci. Ci sono prove schiaccianti sull'esistenza di un mostro come Bigfoot. E il silenzio del governo degli Stati Uniti è assordante. Un'inquietante coincidenza potrebbe offrire una spiegazione incredibile. L'avvistamento di Sasquatch e Bigfoot è seguito dall'avvistamento di numerosi UFO. Non è solo una coincidenza. La relazione tra le apparizioni di Bigfoot e gli avvistamenti alieni è ben documentata. In effetti, secondo il documento top secret Blue Planet Project, il Bigfoot sarebbe un alieno. Il Blue Planet Project è una raccolta di appunti scritti da uno scienziato coinvolto in operazioni segrete sugli alieni. In poche parole, è la sacra Bibbia della cospirazione aliena. Questo mostro viene descritto come un primitivo paraterrestre coperto di peli e con il cranio di forma conica. Ma se Bigfoot proviene da un altro pianeta, cosa ci fa sulla Terra? Gli ufologi sostengono tre teorie sul fenomeno Bigfoot. Una afferma che gli alieni li abbiano portati qui per delle ricerche. Ecco un'altra teoria molto diffusa. Il pianeta Terra è in realtà una prigione. Molto prima della comparsa degli esseri umani, una razza aliena condusse qui queste terribili creature che non considerava degne di sopravvivere. Esse si insediarono sulla Terra, dove si riprodussero e prosperarono. La terza teoria stabilisce che i Bigfoot sono delle creature sfuggite agli esperimenti alieni e che si nascondono sulla Terra in attesa che la nostra specie si estingua. Sono molte le teorie sviluppate per cercare di spiegare le origini del Sasquatch. C'è una teoria che sconvolge più delle altre. Dossier segreto. L'ibrido tra uomo e scimmia. A partire dagli anni 20, i russi cercano di creare una specie ibrida incrociando il DNA umano con quello delle scimmie. Nel 1927 un genetista russo fu esiliato dall'Unione Sovietica perché voleva creare un ibrido di uomo-scimmia. I nostri DNA sono molto simili. Perché no? Ci sono persone che hanno il cuore di un babbuino. Se osserviamo il modo in cui la nostra specie si è evoluta e poi guardiamo una foto del Bigfoot, non potremmo affermare che si tratti proprio di un nostro antenato.
La domanda non riguarda più se esiste o meno. Con tutti i dati genetici che abbiamo, si tratta solo di stabilire se il Bigfoot sia più umano o animale. Il DNA umano è molto simile al presunto DNA di Bigfoot. Cosa significa tutto ciò? Due esperti sono giunti a un'incredibile conclusione. La mia ipotesi si basa sul fatto che è esistito un primate gigante, ovvero un possibile candidato che presenta le sue stesse dimensioni, il gigantopiteco. Stando alle teorie sull'evoluzione, questa specie, il gigantopiteco, si è estinto centinaia di migliaia di anni fa, ma in realtà non è così. È vivo e vegeto e si trova nel Nord America e in Cina e probabilmente in tutta l'Asia e l'Australia. Si è semplicemente evoluto. Accanto alle persone convinte dell'esistenza di Bigfoot, ci sono gli scettici. Uno dei principali problemi in questo campo sono le prove false. La gente ci manda le cose più assurde e ogni volta dobbiamo verificare se sono attendibili. Così perdiamo un sacco di tempo. Io ritengo che quelli che fingono un avvistamento o mostrano una prova finta non fanno altro che danneggiare chi in realtà cerca di fare una scoperta scientifica. Nell'agosto del 2012, un uomo vestito con tuta mimetica Gilly è rimasto ucciso su un'autostrada del Montana mentre cercava di far credere agli automobilisti di essere Bigfoot. Non dovrebbero scherzarci sopra, voglio dire, quando finalmente lo catturerò, tutte queste storie sui finti avvistamenti, verità o non verità, finiranno. Sarà roba del passato. Il Bigfoot esiste davvero? E ci scruta da dietro i cespugli, pronto ad attaccarci per difendere il suo territorio? Oppure le migliaia di persone che dicono di averlo visto sono soltanto in cerca di attenzione? Le analisi dei peli sono inconcludenti. Le prove di foto e video non sono attendibili. Se questa creatura esiste, saranno i ricercatori come Todd Standing e Jeff Meldrum a scoprirlo. Bisogna catturarlo. La mia responsabilità in quanto scienziato è cercare di stabilire se una nuova specie esiste. Tornerò, e non con un ciuffo di peli. Tornerò e busserò alla loro c***o di porta e gli metterò sotto il naso il suo corpo. Allora dovranno ammetterlo per forza, lo scriveranno sui libri di scuola e tutto il resto non avrà più importanza. Ma fino ad allora saremo noi a decidere. Bigfoot, leggenda o realtà?